a tutti ragazzi ed eccoci qua, tornati! Ed oggi signori siamo qui a gran richiesta perché dopo il video che avevo fatto quest'estate, ossia quello della reaction ai gol dell'Italia nel mondiale 2006, sono qui a fare insieme a voi la reaction alla top dei 35 gol più belli della storia del calcio. Questa non è una top in base ai miei gusti e non sono neanche ordinati in termini di bellezza, quindi saranno appunto solo 35 gol presi qua e là dalla timeline dei gol più belli della storia. Quindi signori, già da adesso fatemi sapere se volete un altro video di questo tipo su altri eventi calcistici in generale, che siano dai gol ai falli a quello che vi pare. Proviamo a superare i 20.000 likes per questo video per farmi capire se effettivamente li volete ancora. E adesso ho bisogno delle cuffie. Eccole qui. E andiamo signori, ecco qui il primo, Thierry Henry nel 2000. Cioè questo gol raga è qualcosa di fighissimo. Cioè io mi ricordo che provai a rifarlo uguale quando giocavo a PES, perché lo vidi, Dio santo, ah, Cineteca. Questo raga, madonna. Iniesta, Spagna, Olanda. Questo qui è il mondiale raga, cioè il mondiale del 2010. Dio santo. L'Olanda non ne vince una. Porelli. Tante di quelle finali. Qua raga, Maxi Rodriguez nel 2006. Madonna santa. C'è, ci stanno sti giocatori che comunque con le nazionali sono incredibili. E poi nei club non si vedono tanto. E qua c'è un gol che c'è. Raga, sto gol c'ha 20 anni, eh. Cioè, sto gol c'ha 20 anni. Dio santo, sembra fatto veramente al computer. Cioè, e Barthez giustamente che poteva fare? A parte lucidarsi la pelata. Questo, oddio, ah, questa è la finale dei Champions, raga. Qua ci stanno gol non solo belli, ma anche importanti appunto per la storia del calcio. Perché questo è il gol al 90° di Sergio Ramos, quando praticamente ha salvato il Madrid, che poi ha massacrato l'Atletico ai supplementari. Dio santo. Oddio, Giovanni Van Bronckhorst. Mamma mia, uno dei terzini più ignoranti che il Barcellona e anche l'Olanda abbia mai avuto. Dio santo, Dio. Questo pure era ai mondiali, cioè, guardate che cazzo di roba. E qua, ecco, questo è il gol definito gol più bello del secolo. Cioè, Maradona, cioè, ha fatto qualcosa come 15 tocchi, si è fatto 6 avversari e gol. Poi Messi l'ha fatto uguale praticamente, ragazzi, Messi l'ha fatto uguale qualche anno fa. E poi ci sta sta perla di Seedorf. Dio, Seedorf del Madrid. Mamma mia. Comunque è sempre stato mostruoso Seedorf. Guardate come cazzo ha ingannato il portiere. Mamma mia. Scholes. Paul Scholes. Dio santo, io questo è un giocatore che ho sempre apprezzato tantissimo, perché era asmatico. Cioè è asmatico. Comunque ora che ha finito la carriera va bene anche. Ma Cristo, giocare a quei livelli con l'asma. Dio santo. Comunque pecorata difensiva e scolza ha fatto penso il gol più bello della sua carriera qua. Manco in allenamento gli sarà mai uscito veramente, perché era bello ignorante a piedi, eh. E qua c'è sta Cristiano Ronaldo che fa un gol alla FIFA. Cioè, comunque il Ronaldo dello United a me personalmente piaceva molto di più del Ronaldo del Real Madrid, che era molto più fantasioso e si inventava cose che ti faceva piangere. E qua c'è sta Beckham, raga. Questo è con la Grecia, infatti Inghilterra-Grecia. Dio santo! Quando ha salvato l'Inghilterra, Beckham, eh. Qua l'ha salvati, eh. L'ha salvati perché l'Inghilterra perdeva, tipo al 90°, roba del genere. E qua un altro gol al 90°, raga. Dio santo! Agüero! Cioè, no, un attimo, raga, qua stoppiamola, perché... Cioè, Agüero, 5 anni fa, ha fatto sta roba qua, col City, perché c'era City QPR... Il City si giocava la vittoria della BPL, perché doveva per forza vincere. Mentre il QPR si stava giocando la salvezza, quindi entrambe dovevano vincere. Il QPR per salvarsi e il City per vincersi lo scudetto. Fino agli ultimi 5 minuti il City era sotto 2-1 e Agüero ha fatto sto cazzo di gol che manco quelli scriptati su FIFA che ti fanno tirare giù tutti i santi possibili, anche quelli di altre religioni. E poi finì in rissa, ovviamente. E qua c'è sta... L'Argentina sfigatissima del mondiale 2014 con Götze, che poi ha fatto il declino di carriera dopo aver fatto questo gol. Cioè manco grosso con l'Italia. Dio santo, comunque gran gol effettivamente. Ma la Germania è apocalittica tecnicamente, ragazzi. Cioè troppo forte. Ronaldinho. Mamma mia. Mamma mia.
col commento in portoghese sotto è bellissimo. Che poi, raga, veramente ci ha provato. Cioè, io sono convinto che non sia stato un cross sbagliato che è diventato gol. Lui ci provava a fare ste robe qua. Cioè, vabbè, Ronaldinho, raga, cioè, l'ho sempre adorato Ronaldinho io personalmente. Penso non ci sia nessuno che non ama Ronaldinho. Dio! Qua l'Olanda si è presa la rivincita sulla Spagna. L'Olanda qua con sti gol bellissimi ha buttato fuori la Spagna. Che poi questo è il primo gol, è il gol del pareggio, perché l'Olanda era andata sotto, stava perdendo 1-0. Quello era l'uno pari. Bergkamp! Dio! Che giocatore, cazzo, Bergkamp. Mamma mia. Che l'Olanda. Io metto sempre l'Olanda, raga. Cioè, sempre l'Olanda. Cioè, gol belli, tutto quello che vi pare, ma non ha vinto mai una sega di niente. Marco Van Basten qua. Dio. Che tipo, Totti ne ha fatto uno uguale, però dall'altra parte col sinistro. Cioè, e questo pure. Questo pure, Iniesta, sempre Iniesta. Mamma mia, Iniesta si è inventato sto gol contro il Chelsea. Bastava il pareggio al Barcellona per passare. E qua era tipo la semifinale di Champions League contro il Chelsea. E Iniesta fece sto gol tipo al 90esimo. Mi ricordo, cioè, io da gran fan del Barcellona, tipo, iniziai a saltare ovunque, tipo. E questo, c'è un gol bruttissimo di Solskjaer. Dio santo. Tipo, fece vincere la Champions allo United, mi sembra, con questo gol così, sempre allo scadere. E qua c'è Mauro Bressan, un po' di Italia in questa top. Dio. Fiorentina-Barcellona, raga, cioè nel 99. Madonna santa, ma che gol fece Bressan? Poi il commento in inglese ti fomenta ancora di più. Mauro Bressan. Caressa. Shevchenko, madonna santa. Questo l'avevo scordato. Madonna, Shevchenko quanto cazzo era forte però, raga, cioè. Vinse anche il pallone d'oro questo col Milan, eh. Madonna, Shevchenko. Che uomo. Un altro gol impossibile di Roberto Carlos, questo pure me lo ricordo, ero ragazzino. Cioè, mi ricordo pure lo studio che fecero con le prospettive. Segnò da tipo 179 gradi su 180 possibili. Dio, e ancora Bergkamp. Ancora Bergkamp. Questo però stavolta con l'Arsenal. Cioè, io non so quanto fosse voluta questa roba qui, sto stop a giro che dribbli anche il difensore. Però, un bacetto. Riken, raga. Contro la Juve, una delle tante finali perse di Champions della Juve. Questo entrò tipo come cambio tattico al 90esimo del Borussia. Perché mi ricordo vidi un documentario di sta roba. Cioè lui non doveva giocarla sta partita. Entrò perché stavano 2-1 a perde tempo e si è inventato l'Eurogol. Madonna, qua Gerard. Porco due che mig che ha tirato. Questa era tipo un'altra partita importantissima comunque, raga. Rivaldo, madò. Rivaldo. Madonna santa, ma neanche quelli che fai veramente alla PlayStation. Pelé, raga, cioè, nel 58 sì, vabbè che, cioè, lui giocava standard de 50 anni avanti, faceva sembrare pirla i difensori. Kakà, Dio, sto gol. Che poi persero ugualmente sta partita, il Milan la perse comunque, però, cioè, Dio santo, Kakà, ma che gol fece qua? Ma che cazzo di gol fece qua? Dio santo, che poi quell'anno Kakà nel 2007 vinse il pallone d'oro e poi fu l'ultimo, perché poi da lì in poi solo Ronaldo e Messi si sono visti. E qua c'è Del Piero contro il Madrid, contro il Real Madrid, ma che cazzo di gol fece qua? Dio, il pinturicchio. Dio santo, che cazzo di gol che faceva Del Piero. Da italiano, cioè, adoro Del Piero, ma dai raga, non si può non amare Del Piero, oggettivamente. Basta, rovesciata De Rune pure, porco due. Se pure Ferguson faceva così, vuol dire che ha fatto un bel gol. Lo United degli anni passati comunque era illegale, porca puttana Rune. Mamma mia, una bandiera. E poi pure lui un'altra bandiera che hanno mandato via. Finito all'Everton. Comunque il guardaline è un altro Rooney, cioè. È il figlio illegittimo. Oddio, è lui. Ma qua invece, raga, madonna, Drogba! Sto gol! Io c'ho anche la maglia di Drogba, raga, è un giocatore che ho sempre adorato. Mamma mia. Cioè, pareggiò
pareggiò il Bayern in quella finale dei Champions League, ma ha tirato una bomba di testa. Cioè, manco dei piedi tiri così forte. E poi se la vinsero ai rigori con Drogba che ha tirato l'ultimo cazzo di rigore. Mamma mia, raga, questo lo riguardo perché lo adoro, cioè, sto gol. Questo è uno dei gol che adoro. Eccolo, eccolo quello di Messi contro il Getafe. Ancora Messi. Porco, l'ha fatto uguale a quello di Maradona, solo che questo era più difficile perché ha scavalcato il portiere. C'è, Dio santo. Ecco, pure lui ha fatto una decina di tocchi di palla, raga, compreso il tiro. C'è, Dio santo, è un'emozione sto gol. E poi c'è stato questo qua di Ibra contro l'Inghilterra, che poi tra l'altro sto gol, raga, è stato talmente bello. Lui l'aveva fatto che avevano appena dato il premio Puskas per il miglior gol e non lo vinse perché era già stato dato. Rimase il gol più bello di quell'anno perché poi non venne battuto da nessuno e lo vinse l'anno dopo il premio per il miglior gol. Ah, e qua ci sta Zidane contro il Leverkusen. Porco due, la formina di Zidane che fa sto gol. È stato messo anche per tipo non so quanti videoclip de calcio che in tutti i replay del mondo era stato messo. Che cazzo di gol, porco due. Qua ancora Ronaldinho contro il Madrid. Mamma mia, spezza gambe. Guardalo, guarda, non gli ha fatto più un cazzo. Cioè, applaudirono anche i tifosi del Real qua su sto gol, raga. Cioè, eccoli. Cioè, raga, no, veramente. Cioè, Ronaldinho. Cioè, proprio divertirsi giocando. Cioè, lui sempre col sorriso. Che cazzo di uomo. Questa era la top, raga. Erano 35 gol, però, secondo me ne manca ancora uno. E l'ho anche citato il nome del giocatore di cui manca il gol. Questo non poteva non esserci. Non potevo non metterlo. Porco due. È già la seconda volta che lo metto in una cazzo di reaction. Ma ci doveva essere. 36 gol. Dio santo. Solo per noi, è un 35 più 1. È sempre Barthez comunque. È già la seconda volta che si becca un gol importantissimo. Qua dietro. Dietro la fronte, che tanto lui è tutta fronte. Cioè, assolutamente, raga, io mi diverto un botto a fast reaction. Spero che piacciono anche a voi. Quindi, fatemi sapere nei commenti se ne volete un altro. Mi tolgo le cuffie. Ok. Proviamo a superare i 20.000 likes per farmi capire se ne volete appunto un altro in futuro. E quindi, ragazzi, per questo video ci possiamo fermare qua. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento. Sono di vi saluta. Bella.